Salve ragazzi, bentornati ancora una volta dal vostro beneamato Luca Mariani sul mio canale YouTube. Oggi sono qui a distanza di qualche settimana dal mio ultimo video, dal mio ultimo caricamento su YouTube, per parlarvi della mia esperienza brevissima nella filiale di Banca Dinamica. Perché brevissima? Perché poi Banca Dinamica, dopo 2 mesi che ero in questa filiale, è stata acquisita da Crédit Agricole, un vero disastro. Ma andiamo per gradi subito dopo la intro! Ragazzi, tutti coloro che stanno appunto guardando questo video, innanzitutto mi dispiace se molti si lamentano per la lunghezza. Se non vi va bene, cambiate canale. Io qui sto condividendo delle esperienze riguardanti banche virtuali e evidenziando le problematiche che ci sono state, che vi sono state, non solo per me ma per tutti gli altri utenti che insieme a me hanno vissuto questa bruttissima esperienza. Quindi, nel caso di specie, il passaggio da Banca Dinamica, filiale di virtuale di San Miniato, comune di Pisa in Toscana, acquisita appunto dal passaggio dalla Crédit Agricole, questa sorta di grandissima banca francese che sta acquisendo tante varie piccole banche, non solo piccole, italiane, tra le quali appunto anche Banca Dinamica, appunto la filiale virtuale di San Miniato. Banca Dinamica, che è una filiale virtuale, faceva anch'essa una pubblicità abbastanza aggressiva su internet. Passavi alla loro banca, il passaggio l'ho fatto all'incirca metà marzo del 2018, di quest'anno, anno che sto facendo ovviamente il video, adesso oggi è il 19 luglio 2018, è il giorno che sto registrando il video. E perché mi offrivano conto corrente gratuito, bonifici gratuiti, sempre dalla loro appunto filiale virtuale, pagamento del bollo sopra i 5.000 euro a carico della banca, e soprattutto, cosa che mi ha fatto appunto propendere nel provare ad entrare in questa banca, la pagamento dell'1% lordo di interessi sulla somma appunto depositata sul proprio conto corrente per i primi 3 mesi, fino ad un massimo di 50.000 euro. Quindi, perché è avvenuto il riconoscimento giorno per giorno degli interessi fin quando ero a Banca Dinamica, ma poi gli interessi, il terzo mese di interessi sono scaduti con il passaggio a Crédit Agricole. Dove sono finiti? Ma un attimo ancora, io sono passato a metà marzo del appunto di quest'anno, del 2018, senza particolari problemi. A differenza di Hello Bank, ho inviato per posta il contratto firmato a Banca Dinamica San Miniato, nella loro sede di San Miniato, e nel giro di 2 settimane dalla richiesta mi hanno creato il conto, mi è arrivato a casa la targhettina col mio IBAN, mi è arrivata il bancomat, era diciamo più vecchio stile, molto sobria, anche l'applicazione del cellulare molto spartana, molto sobria, si vedeva che era uno stile vecchio, però funzionava bene, e quindi questo era quello importante. E così come diciamo anche la fattispecie di poter effettuare bonifici o comunque investimenti tramite il token, un telecomandino che praticamente molti di voi, se siete stati ad Unicredit, conosceranno, General Token, per poter fare bonifici e operazioni varie sul proprio conto corrente. E soprattutto mi veniva riconosciuto giorno per giorno, mi veniva indicato sulla somma depositata sul conto corrente l'1% lordo di interesse, che poi insomma mi doveva venire accreditato, mi doveva essere accreditato, loro detto, alla fine dei 3 mesi. Cosa succede? Che quando le cose vanno bene non possono durare, perché a fine maggio, prima di giugno, il sito Banca Dinamica cambia logo e appunto prende il logo di Crédit Agricole. Io, diciamo incredulo, telefono al call center della appunto di San Miniato, della Banca Dinamica, e anche questo call center molto abbastanza efficiente, perché mi rispondevano subito, incredibilmente rispetto ad esempio a Hello Bank, qui mi rispondono subito. E mi dicevano che effettivamente c'era ci sarebbe stata una prossima acquisizione a metà giugno, entro metà giugno, cioè Banca Dinamica cessava di esistere perché veniva acquisita effettivamente, sto parlando in parole semplici, dalla banca del gruppo Crédit Agricole, di cui fa parte la Cari Parma, Cari Friuli Venezia Giulia, tutto un altro conglomerato di banche italiane.
varranno tutte le condizioni appunto già presenti col tuo conto corrente banca dinamica, verrà cambiato l'IBAN, verrà cambiato il conto, però le condizioni, non verranno introdotte condizioni peggiorative nel nuovo conto corrente di Crédit Agricole, quindi tutto quello che già aveva lì verrà mantenuto, anche tutti i benefici che già avevi con banca dinamica verranno mantenuti anche col nuovo conto Crédit Agricole. Benissimo, o meno bene, volente o nolente. Così, dopo, quindi a solo meno di 2 mesi dal passaggio a banca dinamica, già mi veniva detto che banca dinamica, tra virgolette, chiudeva, ecco, cioè veniva acquisita, in parole povere, da Crédit Agricole. I primi di giugno mi arriva per posta effettivamente il plico, e qui già iniziano le prime problematiche. Il plico appunto presentava tutte le condizioni generali del nuovo conto di Crédit Agricole e della Now Banking, che è appunto la banca la piattaforma virtuale su cui si opera in Crédit Agricole, dove si diceva che a partire dal 25-26 giugno, giù per lì, avrei dovuto fare l'accesso con i miei vecchi dati di banca dinamica sulla nuova piattaforma di Crédit Agricole per l'attivazione, e che la piattaforma di banca dinamica a partire dal 20 giugno cessava di esistere, non si potevano più effettuare operazioni, quindi già 5 giorni dal 20 al 25 giugno di totale impossibilità di accedere più a qualsiasi conto. Ma al di là di questo, nel plico, nel foglio cartaceo che è arrivato appunto, come dicevo, per posta, si faceva riferimento ad un allegato numero 7 sui costi del conto corrente, del conto deposito e del conto titoli, scusate, per gli investimenti, ma questo allegato mancava. Ho telefonato, ho richiesto come mai manca, non si preoccupi, sappiamo che manca quell'allegato indicato, ma non verranno comunque introdotte condizioni peggiorative, glielo possiamo assicurare, comunque qualora venissero introdotte verranno comunicate con 30 giorni d'anticipo, con possibilità di recedere dal contratto senza alcun costo. IBAN del mio vecchio conto corrente di banca dinamica cessava di esistere, mi veniva di fatto attivato un nuovo conto corrente con un nuovo IBAN, però non mi veniva inviato nemmeno la targhettina, me lo dovevo andare a ripescare io sul conto corrente, il mio nuovo IBAN. Quindi magari se voi avete già dato il vostro IBAN a tantissime milioni di persone per pagamenti eccetera eccetera, dovevate avvisare che quell'IBAN non era più valido. Ma non è tanto questo sulla cosa che mi volevo soffermare, che entro quindi nella piattaforma, al di là del meccanicismo e soprattutto della difficoltà nell'entrare, perché devi mettere un PIN, una data di nascita, il PIN cliente, la data di nascita e una password generata da te, ma per entrare devi anche fare l'attivazione tramite il cellulare, insomma è veramente difficile entrare nel sito di Now Banking. I server erano praticamente saturi per tutte le nuove attivazioni, e il nuovo Now Banking, una volta con difficoltà che sono riuscito a entrare, era lentissimo. Ma al di là di questo, cosa succede? Succede che vi sono dei costi che mi vengono addebitati. Uno tra i tanti è il costo del canone mensile del conto corrente di 2 euro, mi vengono addebitati. Dico, ma come? Io l'avevo tutto gratis, non mi venivano introdotte condizioni peggiorative, perché ci sono questi nuovi addebiti sui costi del conto corrente che io non dovevo avere? Orbene, cosa succede? Io invio una prima email di contatto. Dopo 2-3 giorni nessuna risposta. Invio una richiesta di contatto con il mio responsabile di filiale che ho della filiale virtuale che ho sul mio conto. Nulla, non mi contatta nessuno. Provo a telefonare, ragazzi, provo 2-3 volte a telefonare, oltre 40 minuti d'attesa per ricevere una risposta. Oltre 40 minuti d'attesa, e lo sanno bene che si trovano nella mia situazione. Riesco a parlare dopo 3 giorni con un operatore, senza intanto aver ricevuto alcuna risposta, e non la riceverò mai una risposta tramite richieste mail, la quale mi dice che si scusano per il disagio, ma per le tante attivazioni che hanno adesso a fine giugno, che hanno avuto per il passaggio a fine giugno della banca dinamica al Crédit Agricole, non possono rispondere in tempi brevi, quindi c'è un tempo d'attesa un po' lungo, quasi 40 minuti o più di 40 minuti, ma soprattutto me lo dicevano con sincerità, loro non erano, se già non potevano rispondere al telefono, figuriamoci alle mail, alle richieste tramite mail. Quindi le mail o le richieste formali tramite mail, mi hanno già detto, non le mandi perché tanto noi non rispondiamo.
e mi hanno assicurato che in tempi brevissimi mi avrebbero comunque rimborsato tutti i vari costi bonifici, costi del canone mensile, mi sarebbero stati comunque rimborsati in tempi brevi perché il nuovo conto doveva essere adattato al vecchio conto e poi quindi di non preoccuparsi che i costi applicati sarebbero stati rimborsati. Secondo voi, dopo un mese, 19 luglio, nonostante ulteriori telefonate, me ne hanno rimborsati i costi? Assolutamente no, non mi hanno rimborsato i costi, ma ancora più grave, per la totale disorganizzazione della Crédit Agricole, è quello che effettivamente è capitato. Ma arriva una comunicazione da Banca Dinamica, sempre a fine giugno, primi di luglio, dove si dice che è avvenuto questo passaggio. E quindi che Banca Dinamica effettivamente cessa di esistere e tutto viene trasferito in Crédit Agricole. Ora ragazzi, sai cos'è successo? Che hanno messo in condivisione tutte le mail di tutti gli ex clienti di Banca Dinamica, quindi la mia e tutti gli altri clienti. E c'è una comunicazione importante a distanza di altri 10 giorni dove si dice: gentile cliente, vedete, Crédit Agricole, ecco, questa è un'email che inviano loro. Gentile cliente, il 13 giugno scorso ha ricevuto dal team Banca Dinamica una comunicazione che presentava in chiaro gli indirizzi email dei destinatari. Siamo davvero dispiaciuti per l'accaduto, si è trattato di un errore umano che non si ripeterà in futuro. Crédit Agricole infatti utilizza strumenti informatici, quindi si scusano praticamente di quello della grave violazione della privacy che e che questo grave problematica che si è verificata non si verificherà in futuro. E dice: per ogni comunicazione, se vuole contattarci può farlo scrivendo a filiale virtuale chiocciolacreditagricol.it o chiamando il numero verde 871 33 98, numero verde Saturo, email Saturo. Provo un'ultima volta a inviare la email a Crédit Agricole, alla filiale virtuale, e ora ve la leggo così in diretta, se riesco. Eccolo qua. Spettabile Crédit Agricole, chiedo: sono in attesa del rimborso del pagamento canone mensile che mi avete erroneamente debitato e anche degli interessi che, ecco, l'altra problematica, gli interessi che mi erano stati riconosciuti sulla somma depositata sul conto corrente per 3 mesi, che avevo maturato in Banca Dinamica ed erano indicati che dovrei aver ricevuto l'accredito in Banca Dinamica, una volta fatto il passaggio a Crédit Agricole, questi interessi sono spariti. Non mi sono stati accreditati. E allora chiedo anche per gli interessi, effettivamente, il mancato avvenuto a credito. E con la vostra rassicurazione al telefono che mi avreste immediatamente rimborsato, ad oggi ancora nulla. E poi do le mie generalità al cliente. Incredibilmente, la filiale mi risponde subito, la unica risposta: gentile cliente, scusandoci per inconvenienti intercorso dovuti esclusivamente ad un'anomalia informatica, altra anomalia informatica, quindi già veramente problematico ovunque, le confermo che il canone del servizio Now Bank rimane pari a zero, come precedentemente comunicato, provvederemo a breve allo storno appunto delle spese erroneamente percepite. Per quanto concerne gli interessi creditori, la pregherei di fornirmi lo scalare in modo da poter verificare le risultanze, cioè io gli devo fornire le scalare delle somme di ogni giorno che io avevo sul conto corrente per i 3 mesi, perché loro devono fare il calcolo dell'1%, roba veramente pazzesca. Al che io gli rispondo subito, e qui non riceverò più a distanza di 15 giorni, e ad oggi non ho più ricevuto ovviamente nessuna risposta. Scrivo: in Banca Dinamica sono entrato all'incirca metà marzo di quest'anno, mi era stato riconosciuto a titolo promozionale per i primi 3 mesi un interesse lordo pari all'1% fino ad un massimo di €50.000 sulle somme in conto corrente. Vi sto leggendo l'email inviata io stesso poi in risposta loro. Per sfruttare questa promozione avevo a partire dalla seconda metà di maggio ho iniziato ad investire, eccetera, eccetera. Il problema è che non ho più bisogno degli interessi maturati sul conto corrente in questi 3 mesi e nonostante siano già decorsi 3 mesi promozionali, con il passaggio a Crédit Agricole non mi sono ancora stati accreditati né ho possibilità di stabilire l'esatto ammontare. Potete darmi delucidazioni al più presto anche su questo punto, ringraziando proprio Cardè, cordiali saluti Luca Mariani. A queste mail, ragazzi, spariti. Nessuno si è più fatto sentire. Nonostante sia passato un mese, ad oggi continua appunto questa problematica che non ti rispondono subito, ma dopo 40-50 minuti d'attesa, quindi non si riesce a capire la ragione, non ti rispondono alle mail e mi dicono che loro sono operatori, non possono fare nulla, ma che gli è stato detto che tutto ciò
che appunto i vari rimborsi o gli interessi che ci saranno dovuti ci sarebbero stati riaccreditati in tempi brevi. Questo già un mese fa, questo mi è stato detto anche l'altro ieri, ma ovviamente io non ho più ricevuto nulla e addirittura loro, nell'unica email che mi hanno risposto, chiedono delucidazioni e lo scalare sugli interessi creditori perché loro non sanno più nulla. Quindi ragazzi, attenzione, attenzione, attenzione a questa nuova banca Crédit Agricole. La mia esperienza è stata per il momento pessima.